È una tipica giornata marina e ligure. Nel braccio di mare, tra la diga foranea e la calata degli zingari, i galeoni delle antiche repubbliche marinare si affrontano nella contesa che ripropone in modo incruento le accese lotte medievali per la supremazia marittima. Ai 1200 metri compaiono il galeone verde di Venezia, il rosso Pisano, il bianco di Genova e il blu Amalfitano. Il tempo della regata scandisce i ritmi del corteo storico che si snoda in questa giornata lungo il tradizionale percorso cittadino e che accompagna da sempre la disfida. Tra le decine di figuranti in costume d'epoca che ripropongono gerarchie, arti e mestieri della propria città, spiano i personaggi che fecero la storia anche al di fuori della patria d'origine. Tra le file genovesi avanza a cavallo, fiero e barbuto, Guglielmo Imbriaco, detto Testa di Maglio, eroe di Terrasanta nella prima crociata, quella del 1099. A De Ferrari, i trombettieri pisani incedono lentamente precedendo il sergente, il podestà, il capitano dei giudici e dei senatori, gli anziani, il capitano del porto. Sorride Amalfi davanti ad un saggio astronomo. Gli spettatori vedono sfilare i marinai, gli arcieri con archi, frecce e turcassi. In porto, ai 1500 metri, Pisa e Venezia sembrano prevalere, seguite nell'ordine da Genova e Amalfi. Fa caldo in questa tarda primavera. Il sole va e viene, come le nuvole leggere mosse da un morbido maestrale. La bellezza dello spettacolo è offerta dal quadro vivente dei 320 personaggi in costume che continuano a sfilare tra un pubblico numeroso e plaudente, ma soprattutto partecipe. Fa capolino fra i genovesi l'analista Caffaro da Caschifelloni, reporter ante litteram, con un grosso tomo in mano. Villani, menestrelli e paggi, dame e cavalieri, sorrisi ammiccanti. Sei capitani genovesi, preceduti dai rispettivi alfieri con il vessillo della casata di appartenenza, procedono su destrieri bardati e scalpitanti. Intanto Venezia e Pisa, avvicinandosi a terra, hanno, come si suol dire, preso il largo. Per Venezia, la vincitrice dell'edizione precedente e di molte altre, un doge d'aspetto imponente procede a piedi, seguito in portantina scoperta sulle spalle di schiavi mori da Caterina Cornaro,
la regina di Cipro, che nel 1489 donò il proprio reame alla Repubblica Veneta. Nessuno poteva prevederne allora la tragica conquista turca del 1570. Dalla groppa di un cavallo un poco ombroso sorride Chinzica de Sismondi, la coraggiosa pisana che nel 1004, dando un tempestivo allarme, riuscì a sventare un assalto notturno dei pirati barbareschi. Uno spettatore galante le ha donato due rose. Dal mare, brutte notizie per noi genovesi. Genova e Amalfi sono irrimediabilmente estromesse dalla lotta per la vittoria. Venezia e Pisa lottano vicinissime. Nella strada che conduce al porto, vicino al palazzo del principe, passa il console del mare della Repubblica di Amalfi, col suo seguito. Al fine, il corteo giunge sul mare. Ora, lo scenario è completo, sul luogo della tensione. In questa sfida, che si rinnova ogni anno a sedi alternate, fortunatamente non scorre il sangue, ma l'alimento è quello antico. In quei 2000 metri c'è nuovamente il dominio delle acque, seppure in chiave sportiva. Venezia, anche lei, prevale di misura su Pisa. Primo arrivato, Venezia, 8 minuti e 36 secondi. Secondo arrivato, Pisa, con 8 minuti e 37 secondi. Terzo arrivato, Genova, in 8 minuti e 54 secondi. Quarto, Amalfi, in 9 minuti e 5 decimi.